Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. La preoccupazione dilaga per la condizione di Malgioglio, ha a che fare con qualcosa che il noto VIP ha rivelato. Cristiano Malgioglio è un personaggio davvero amato della televisione italiana, che, da qualche anno, ha riscosso consensi anche da parti più ampie, e giovani, di pubblico, specialmente dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Malgioglio, in realtà, nasce autore e cantante, ha scritto alcune delle canzoni più belle e famose della storia della musica italiana, come Ancora, 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 Testarda Io e L'Importante è Finire. I suoi pezzi sono stati cantati da interpreti di estrema bravura e risonanza, la commistione tra le sue parole e la voce di chi le ha cantate è risultata corrispondere alla realizzazione di classici senza tempo. Abbiamo conosciuto Malgioglio nella sua veste di persona ironica, a volte tagliente, con un carattere amabile e scherzoso, incline a far festa. In questi giorni, però, giunge una notizia che desta ansia nei suoi fan. Malgioglio, non voglio più niente. Si sa, Malgioglio è ormai amatissimo anche sui social network, soprattutto su Instagram, spesso ci regala momenti di puro divertimento, ma anche attimi di riflessione intensa. Stavolta ha pubblicato una storia in cui illustra il suo pranzo mentre viaggia in treno. Per alcuni, il pasto risulta troppo scarso per poter costituire un'alimentazione consistente, da qui alcuni commenti hanno insinuato che ci sia dell'altro. Questo è il mio pranzo in treno, una mozzarella fantastica e un pezzo di pane, non voglio più niente, ha detto Cristiano nella storia Instagram, riprendendo il proprio pasto. Nella storia Instagram, troviamo Malgioglio intento a mostrare ciò che mangerà per pranzo, essendo in treno, il VIP ha già tutto pronto in porzioni precise, che riprende con il telefonino, mostrando il tutto ai suoi amati follower. Da qui le preoccupazioni, non vuole più mangiare, scrive qualcuno online, pensando a un malessere fisico o psichico che impedisca al VIP di nutrirsi. In realtà, la storia di Malgioglio lascia intendere quanto il cantautore tenga alla propria salute e nutrizione, e proprio per questo ha pensato e ordinato per sé un pranzo fresco, leggero, ma allo stesso tempo consistente, pane e mozzarella, un classico per gli italiani, esattamente come molte delle sue fantastiche canzoni. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.